piso pa' mover, pa' mover, dale, dale, mueve la cintura. La grande kermesse del Carnevale di Fano si avvicina, fervono i preparativi organizzativi in città per il primo appuntamento dell'evento. Carri allegorici, tribune, palchi sono pronti in Viale Gramsci in attesa della prima domenica di sfilata del Carnevale più antico d'Italia. Come ogni tradizione, il Carnevale è sinonimo di allegria, folklore e in città si accende lo spirito del divertimento ad essere, perché no, protagonisti in prima persona della manifestazione con maschere e costumi adatti come da tradizione. La maschera del Carnevale fanese è caratterizzata dal volon che mette in caricatura tutti i gradassi e vanitosi, trae origine, secondo la leggenda, dall'usanza di Napoleone Bonaparte di promulgare le sue leggi con degli editti e le cui prime parole erano nous voulons, noi vogliamo. In Italia sono diverse le maschere famose conosciute nelle diverse regioni, nate dal teatro dei burattini, dalla commedia dell'arte, da tradizioni arcaiche, eppure sono state ideate appositamente come simboli dei festeggiamenti carnevaleschi di varie città. È generalmente accettato che le maschere, il rumore, il colore, il clamore avessero avuto in origine lo scopo di scacciare le forze delle tenebre e l'inverno e di aprire la strada per l'arrivo della primavera. Al giorno d'oggi la scelta di vestirsi per l'evento però non sempre viene rispettata come da tradizione. I fanesi al carnevale si vestono? Beh, i fanesi diciamo che si vestono, l'importante è che ci sono, se in giro ci sono delle feste a tema, allora i fanesi si vestono, si divertono, secondo me. E poi si vestono tutti i fanesi che vanno sui carri, si vestono. C'è una tendenza in particolare sui costumi del carnevale? Sì, diciamo che quest'anno per la femmina la tendenza è le LOL e Ladybug. Per il maschietto invece diciamo che i supereroi sono la fanda padrone, più poliziotto e ninja. Diciamo questi sono i costumi più venduti quest'anno. La clientela cosa richiede in particolare? C'è qualcosa anche per quanto riguarda gli accessori? Diciamo che la clientela non richiede una cosa in particolare di accessori, ma ognuno poi si veste a tema, perciò tutti i temi vanno bene, diciamo. Ragazzi, buongiorno. Al Carnevale di Fano parteciperete quest'anno? No. Non avremo la possibilità. No, però abbiamo saputo insomma che ci sarà parecchia gente, verranno parecchi pullman da fuori e quest'anno sarà il primo anno a pagamento. Avete partecipato già alle altre scorse edizioni? Sì, l'anno scorso, io sono studente qui, l'anno scorso ho partecipato, è molto, molto bello. E, cioè, si fa la corsa insomma per prendere a fare caramelle sotto i carri e quindi no, è caratteristico, carri molto alti, per chi non li ha mai visti come me. Ragazze, buongiorno, Carnevale di Fano, parteciperete quest'anno? Sì. Per quanto riguarda i costumi invece? Cugini di campagna. Come mai questo tema avete scelto? Così a caso, parlando, ci è venuto in mente questa cosa che è simpatica, quindi... Un travestimento di gruppo? Esatto, sì. Carnevale di Fano parteciperete? Sì, sicuramente. Costumi? No, per lui. Per il bimbo, per adesso sì, abbiamo comprato un costumino per lui, no, ma noi non ci vestiamo. Cosa avete pensato, quale costume? Allora, lui c'ha quello da castorino, castoro, era carino.